Amore Azzurro è offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. Ci prova Insigne, pallone che rimane lì e Napoli in vantaggio, il gol di Zielinski, Napoli 1, Juventus 0. 1-2, Insigne cerca il pallonetto, rete incredibile, capolavoro al Bernabeu, Napoli in vantaggio. Ancora me. Cucchiaione, poker di Mertens, 10 in campionato, 5 per il Napoli, mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una giorni. Settimana! Come 7 gol di che parliamo? Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Va ora in onda Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. Interviste, notizie e curiosità con Lello Delgro e Delia Paciello. E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, buongiorno da Lello Delgro. E da Delia Paciello. È arrivata puntuale, mi ha fatto buttare l'acqua sul banco sul qui. Sul filo della sigla. Sì, perché ho sentito sbattere la porta, ho visto un'ombra, ho detto eccola qua, è arrivata e mi ha fatto buttare l'acqua a terra. Vabbè, giornata molto importante. Ti sei emozionato? Sì, ma tu mi fai emozionare sempre. So. Non c'è via di scampo. No, non so. Dicevo, giornata estremamente importante. Pare che ci abbiano invitato a giocarci lo scudetto. L'Inter che perde ieri sera in casa con il Sassuolo, il Milan che pareggia con l'ultima in classifica sabato. Guarda, a Salerno. Che io l'avevo previsto, questo fatto dell'Inter che avrebbe perso col Sassuolo, ne ero quasi certa. Mi dovevo giocare la bolletta. Appunto, scusami. Certo. No, ma non sai, io in passato ogni tanto davo questi risultati sul Napoli, un po' meno. Però davo questi risultati durante le trasmissioni sportive. Ho fatto vincere dei soldi a delle persone che mi incontrano per strada. Oh, grazie a te, ho preso la bolletta! Grande soddisfazione. E vediamo anche lui che cosa ne pensa, insomma, questa Delia che prevede le sconfitte altrui. Speriamo che Delia preveda anche la nostra vittoria stasera. Gianluca Monti, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ciao Delia, buongiorno a voi. Poi assolutamente, in privato, mandami un messaggio o un qualcosa che posso andare a provare di raccogliere nel pomeriggio. Ecco. Magari. Speriamo tutti nella stessa... Appunto. Due partite stasera. Sì, però quella che ci interessa di più penso che sia quella del Napoli, no? No, è l'unica che ci interessa, ecco. Però se l'altra Delia dovesse indovinare il pronostico ci facesse sapere. Ecco. No, sai che con il Napoli sono un po' più coinvolto, non riesco a dare... essere proprio... Ha detto che aveva previsto la sconfitta dell'Inter col Sassuolo. No, che tutti quanti mi assalivano, l'Inter è fortissima, quando mai? No, non può perdere, invece... E invece è successo. Gianluca, e questo è, lo possiamo leggere come un invito a nozze, nel senso di partecipate anche voi a questo banchetto. Speriamo che il Napoli accolga questo invito, non come ha fatto invece in passato, tante volte vicini alla meta e poi insomma non abbiamo dato sfogo a quello che erano le nostre così convinzioni e pretese. È vero. Che dici? Sì, nel senso che ovviamente si tratta appunto di un invito a nozze, ma ritengo anche che il Napoli abbia la capacità di presentarsi al banchetto, cioè sento in giro tanto timore, no, per questa partita, perché magari qualche appuntamento il Napoli di questo tipo, specie in passato, lo ha fallito, perché magari ci sono delle assenze importanti, ma ne ha secondo me di molto più importanti il Cagliari, per quello che è il valore del Cagliari, cioè certo. La grande forza dell'organico del Napoli permette a un Napoli con tante assenze di presentarsi comunque con Mertens, con Petagna, con Demme, con Unas, non voglio neanche dire dietro con ovviamente Kalidou, Koulibaly, Rachmani, Di Lorenzo, Juan Jesus, cioè Napoli è una squadra così importante che questo banchetto di nozze ci sta davvero bene. Poi come è capitato al Napoli, così è capitato al Milan e all'Inter in questo weekend di campionato, di incappare in qualche passaggio a vuoto. Però secondo me non bisogna fare drammi quando avviene un passaggio a vuoto, come magari è stato quello del Napoli, faccio per dire, con lo Spezia o con l'Empoli, sì. Perché non c'è una squadra a massa campionato in questo torneo, e quindi alla fine di occasioni come quelle di stasera già ne sono capitate,
magari quella di stasera è particolarmente importante, ma chissà che non ne capitino altre, nel senso che non esiste come è esistita in passato la Juve che ha vinto 9 campionati di fila, non esiste più l'Inter di Conte con Hakimi e Lukaku che tracciava il campionato. Secondo me questo è un campionato livellato, magari livellato verso il basso per quello che si vede, che poi fanno le squadre italiane in Europa a livello soprattutto di Champions, però è un campionato nel quale il Napoli ci sta benissimo da grande protagonista. Beh, speriamo sia davvero protagonista di questa stagione. Abbiamo visto, ecco, fra le tante anche la Salernitana che ha dato una gran bella prova con il Milan. Insomma, è stata veramente una giornata ricca, no, di emozioni in questa Serie A. Ma hai qualche paura in particolare? Cioè, sicuramente, come dicevi, il Cagliari sul piano tecnico è nettamente inferiore, però insomma ci sono delle insidie, no? Ogni tanto il Cagliari ci dà un po' fastidio. Sì, no, assolutamente, ci sono insidie ambientali, ci sono insidie relative anche al discreto momento di forma che sta vivendo il Cagliari, al fatto che magari è una squadra più all'immagine e somiglianza del suo allenatore, cioè di Walter Mazzarri, di quanto non lo fosse magari qualche mese fa, quando Mazzarri era costretto ancora, secondo me, a fare un po' i conti con la società e quindi con alcuni calciatori rispetto ai quali non aveva particolare fiducia, che poi sono stati accantonati. Faccio due nomi su tutti: Caceres e Godin. Mazzarri ha ringiovanito in pratica questo Cagliari, però dice che il Napoli è nettamente superiore, come ripeto, lo è il Milan rispetto alla Salernitana, ma come lo è l'Inter rispetto al Sassuolo. Poi se le due partite le avete viste, immagino l'abbiate fatto, hanno fatto due ottime partite sia il Sassuolo che la Salernitana, ma credo che tra il Milan e l'Inter contiamo almeno 20 palle gol che non sono state concretizzate, che ripeto non è nient'altro di quello che è avvenuto al Napoli con lo Spezia o al Napoli con l'Empoli. Esatto. Accadono partite di questo tipo, sbagliamo quando ne facciamo dramma. Esatto, abbiamo parlato anche di questo Napoli che talvolta ha difficoltà in attacco. Io quando ho rivisto la partita con il Barcellona, la partita di andata chiaramente, ho visto che il Barcellona aveva praticamente gli stessi problemi del Napoli, quello che dicevi tu, che ha avuto, ecco, tanti tiri in porta dell'Inter, poi poche finalizzazioni, zero finalizzazioni, quindi insomma è forse questa è una cosa che mi spaventa di questa gara, perché probabilmente il Cagliari, è vero, sta in casa, però potrebbe fare una partita di particolare attenzione sotto l'aspetto difensivo. Sì, sarà così, certamente il Cagliari proverà a giocarci addosso, secondo me anche tenendosi abbastanza basso, mi sorprenderebbe un atteggiamento più sfrontato da parte della squadra di Mazzarri, ripeto, anche per tutte le defezioni che ha lo stesso Cagliari. Certo. E il Napoli deve essere bravo, questo hai perfettamente ragione, a sfruttare le occasioni quando capiteranno, nel senso che appunto non è neanche il Napoli in un momento secondo me particolarmente spumeggiante. Il Napoli del secondo tempo di Barcellona, il Napoli del secondo tempo con l'Inter raccontano di qualche scoria, di qualche fatica di troppo, e quindi magari non è la classica partita da 15 occasioni da gol, è una partita dove devi essere cinico. Il Napoli quest'anno a tratti lo è anche stato, non sempre ha rubato l'occhio, ha vinto anche qualche partita tra virgolette sporca. Potrebbe accadere anche questo a Cagliari, alla fine quello che conta, inutile dirlo, sono i tre punti che poi determinano anche tante volte i giudizi da parte nostra, no? Vediamo più i risultati che le partite, sbagliando per certi aspetti, ma forse abbiamo ragione per altri, perché poi alla fine l'unica cosa che conta anche per i tifosi è la classifica. Sei d'accordo con Bruno Giordano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport stamattina, ha detto il Napoli ha le migliori seconde linee per lo scudetto. Assolutamente, ci avevo fatto caso a questa intervista di Bruno Giordano a Maurizio Nicita e sono d'accordo in pieno. L'Inter ha, secondo me, la squadra in assoluto più forte nei 14, nei 16, forse tra virgolette nei 17-18, ma se allarghi a 22-23, davvero il Napoli ha una completezza d'organico, ripeto, che permette in una partita come stasera di schierare in mezzo al campo Demme, di avere davanti un As, Petagna, Mertens, lo stesso Elmas, cioè certo. Con tutte le assenze del caso il Napoli si presenta super competitivo, anche perché lo abbiamo visto, ha tenuto testa veramente a un periodo in cui mancavano anche 10-11 giocatori ed è riuscita comunque a restare lì, perché oggi è ancora in gara per lo scudetto, quindi credi in un cambio modulo per questa sera, Gianluca?
Ma a Spalletti piace giocare anche, tra virgolette, a specchio con l'avversario, impostare a 4 e difendere a 3, cioè non sarebbe poi una grandissima novità dovessimo vedere appunto questo 3-4-2-1, perché nel momento in cui poi magari ti vai a difendere ci vuole poco a trasformarlo nuovamente in un qualcosa di simile al consueto 4-2-3-1 del Napoli, perché voglio dire basta abbassare da un certo punto di vista Mario Rui e ti ritrovi un'altra volta a difendere a 4. Ci credo abbastanza poco ai numeri, sinceramente, credo alle interpretazioni e quella del Napoli deve essere l'interpretazione di una partita gagliarda. Fammi salutare sull'altra linea Bruno Marra. Oh, buongiorno, che piacere, Bruno. Che piacere. Buongiorno a voi e buongiorno al mio amico Gianluca Monti. Ciao Bruno, che bello sentirti. Una carrambata. Sì. Una carrambata, perché noi siamo gli ultimi reduci da quando Castelvolturno era open, insomma, abbiamo trascorso tanti pomeriggi insieme, anche mattinate, a discutere sull'incipiente Napoli De Laurentiis, che poi è andato verso orizzonti di gloria, insomma. Andando verso orizzonti di gloria, no, Bruno? Siamo stati pionieri. Il poeta è uscito fuori, No, ma Bruno, per abbracciare Gianluca comunque. Bruno chiedeva, appunto, no. Io l'altra volta, scusami, l'ho chiesto a Bruno di venirci ad abbracciare anche a noi di persona. Gliel'ho chiesto stamattina, ma il signor Marra era impegnato. Ragazzi, io qua tra allenamento del Napoli e cose che faccio quando il Napoli non si allena, che me le devo... Sono un uomo di casa, quindi devo un po' spicciare le cose. Ok, giusto. No. Ma no, Bruno, abbiamo chiesto poco fa a Gianluca se credi che stasera Spalletti possa cambiare modulo, addirittura giocare con la stessa difesa a tre, cioè non la stessa difesa, ma con la difesa a tre, schierando anche Juan Jesus in difesa insieme a Rahmani e a Koulibaly. È un po' quello che ha fatto col Barcellona, più o meno. Ti dico in realtà difesa a tre, no. Ho ascoltato e sentito e letto varie opzioni, diciamo, nelle rassegne stampa quotidiane che tengo, quindi non ti so dire, perché non ho informazioni più precise. Certamente Juan Jesus, nella condizione in cui sta, è difficile da estromettere o comunque da accantonare, però bisogna sempre vedere come l'ha disegnata sul Cagliari. Non ti so dire, già il fatto di avere queste opzioni e queste possibilità, certo, è qualcosa di elastico, insomma, sta funzionando anche il modulo alternativo, devo dire. Quest'anno il Napoli ha dato prova di grande versatilità e di grande duttilità, quindi vedremo la scelta. Sicuramente il problema vero è che abbiamo una squadra dimezzata, perché ci sono arriviamo alla partita campale, che nessuno l'avrebbe mai detto dopo questa settimana, con una squadra piuttosto rimaneggiata. Però aver ascoltato Spalletti che parlava di traguardo alto, di scudetto, chiaramente anche prima delle due, chiamiamole, debacle delle milanesi, a me ha dato molta fiducia, e quindi a maggior ragione la conserviamo per questa sera. Assolutamente, tra l'altro ecco, un periodo in cui anche le milanesi sono particolarmente affaticate, soprattutto l'Inter, che forse è la squadra che ci preoccupa di più, visto che guardando l'organico sembra quella più competitiva verso la vetta. E Bruno, ecco, parlavamo ora di questa probabile formazione, Lello ipotizzava questa difesa a tre. Io non ce la vedo la difesa a tre, sinceramente, almeno non a inizio gara, non in partenza. Però Juan Jesus anche come terzino a me è piaciuto particolarmente col Barcellona. Certo, probabilmente è stata una scelta dettata anche dall'avversario, lì c'era bisogno di maggiore fisicità, quindi insomma è stata una scelta azzeccata, però potrebbe forse anche ripetersi, no? No, io non penso, allora, se dovesse giocare Juan Jesus, non penso che giocherà terzino, cioè io credo che il Napoli sulle due fasce spingerà. Poi come si metterà in campo non lo so, Spalletti lo sa meglio di tutti noi, però credo che il Napoli spingerà a destra, spingerà a sinistra. È una partita, inutile dirlo, da vincere. Poi il calcio è vario e tutto può succedere, perché Cagliari è una squadra in condizione molto molto dura da superare, ma conosciamo anche Mazzarri, la sua grande caparbietà, la pervicacia nel cercare insomma una quadratura. Quindi il Napoli spingerà, e quindi escluderei l'ipotesi di una fascia bloccata. Su chi saranno i protagonisti non so dire. Certo, il Napoli sta ritrovando Osimhen, che cresce partita dopo partita, che stasera non dovrebbe giocare. Ecco, il Barcellona non ci è piaciuto tanto, non lo so, ma è piaciuto. Ma guarda, se tu consideri, Osimhen ha avuto due blocchi, oltre il Covid, ha avuto qualche infortunio. E se tu ricordi, l'anno scorso ebbe un po' di fatica a carburare, perché comunque è un ragazzone di 1,90 m quasi. Quindi bisogna dare il tempo. Però oggi
l'assenza di Insigne è penalizzante, perché non avendo neppure Politano e Lozano, il Napoli ha pochissimi conduttori di palla, cioè quelli che poi portano il gioco in avanti. E se escludiamo pure che non c'è Lobotka, che ha bisogno di disegnare anche provando a lanciare. Ecco, in questa ottica l'impiego di Petagna o dall'inizio o a partita in corso è probabile, proprio per le caratteristiche che ha dovuto assumere il Napoli in assenza di alcuni giocatori. E allora, certo, Gianluca, certo, tu sei d'accordo con questa ipotesi di schierare Petagna? Io, se gioca Petagna, mi deve far giocare per forza di cose Mertens alle sue spalle, perché altrimenti non, altrimenti veramente parto per Cagliari e me la piglio con Spalletti. Voglio vedere. No, no, spegni tutto, Lello, spegni tutto. Che ne pensi, Gianluca? No, no, ma sarà così, secondo me. Cioè, sarà Mertens dietro Petagna. Poi ti ripeto, i numeri sono molto relativi, perché magari abbassi Mario Rui, alzi Di Lorenzo, ti riporti 4-2-3-1. Nel Napoli ho visto fare anche l'ala a Malqui, tanto per dire, ma lo può fare benissimo anche lo stesso Mario Rui, l'esterno d'attacco, come può fare addirittura la mezzala se ti metti a campo. Cioè, Napoli è forte, la verità è che Napoli è forte. Noi facciamo un po' di scaramanzia, non ce lo diciamo ad alta voce, ma ripeto, secondo me è molto importante l'interpretazione, il fatto che devi aggredire questa partita, perché il Cagliari ti aggredirà. E devi stare bene dal punto di vista fisico, perché magari gli ultimi due secondi tempi hanno lasciato, ripeto, qualche interrogativo. Ma il Napoli è forte ed è molto più forte del Cagliari, anche in queste condizioni. Certamente. E allora, allora a questa cena ci partecipiamo, a questo banco di banchetto di nozze, ci cioè andiamo? Assolutamente, ma ripeto, secondo me anche con il vestito buono. La divisa buona, chissà qual è la divisa buona nel Napoli, visto che ne ha cambiate talmente tante. Pare che ce ne sia un'altra in arrivo. Quella che sente di più per il Napoli è sicuro la divisa buona, ma non è bella come i panciotti di Bruno Marra. È vero, bellissimi i panciotti di Bruno. Sono passato ormai alla storia. Grazie Gianluca, devo dire che la tua metafora, la tua trasfigurazione di banchetto di nozze è molto più affascinante e suggestiva dell'amministratore del palazzo di Spalletti, che è molto più alta. No, effettivamente è così. C'è stato proprio un invito a nozze da parte dell'Inter e del Milan, e noi dobbiamo assolutamente partecipare. È il momento giusto. Speriamo bene. Gianluca, dicevi? Non dite a Della Vecchia che deve fare la busta. No. È un invito free, senza niente. Madonna mia, mamma mia. Questa me la devo segnare. Gianluca, questi sono inviti ardimentosi. Ma tanto se ti vai ai matrimoni senza fare i regali. sì, mi pare che in America non si portano i regali, o sbaglio? No, stile americano. Ma lui quando gli conviene fa... Imprenditore cinematografico. Usa tutti gli stili di questo mondo pur di risparmiare soldi. Direttamente da Hollywood. Infatti, Gianluca, ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie a Gianluca Monti. Voi, buon lavoro, un abbraccio, Bruno. Ciao. Allora, restiamo con te, Bruno. Allora, l'invito è stato spostato a mercoledì. Ma poi, se non vieni, allora poi ci pigliamo collera, eh? Meglio che lo sai. Ragazzi, una minaccia. Ragazzi, però bisogna considerare una cosa: avete scelto mercoledì c'è l'allenamento. Hai ragione, ma probabilmente sarò anche io a Castelvolturno. Alle 12. A che ora c'è l'allenamento? No, il pomeriggio. No, non sappiamo a che ora c'è la conferenza stampa e l'allenamento, altrimenti ci organizziamo e facciamo il collegamento da lì. Per me non è un problema. Il problema è che se c'è campo, non figurati. Ci stiamo organizzando live in diretta. La conferenza sia dopo allenamento, quindi il primo pomeriggio. Però c'è l'allenamento che comincia alle 11, credo. Insomma, durerà fino all'ora di pranzo. Quindi, se volete trasmettere le immagini dell'allenamento, le faremo live da lì. Le possiamo trasmettere. Primo quarto d'ora. Ah, perfetto. Primo quarto d'ora UEFA. Allora, dopo, bravo. Primo quarto d'ora UEFA. Ma hai capito che stiamo organizzando tutto live? E allora. Allora, dopo, appena terminato il programma, ci organizziamo. Il segreto c'è, la UEFA che impone e il primo quarto d'ora il Napoli fa il torello. Quindi. Infatti non si vede niente. Però. Sono immagini divertenti. Se ci sei pure tu, Bruno, con Delia facciamo un bel duetto in diretta da Castelvolturno. Che dici? Va bene. Io e Delia abbiamo inventato il dopo festival. È vero, Bruno, il dopo festival. Oddio. Ma che è sta carambata stamattina? Una serie di carambate. Mi manca il dopo festival. Sì? Con il nostro amico Francesco Di Somma, che saluto, che non è all'ascolto. Salutiamo.
Vabbè, Bruno, allora per mercoledì salta, poi ci risentiamo, ma se organizziamo questa cosa con Delia direttamente da Castelvolturno mi fa piacere, vediamo se è possibile proprio. Ragazzi, tecnicamente speriamo innantitutto di arrivare mercoledì con esatto, abito esatto, bravo, che stasera possiamo venire dall'isola col tesoro, ecco, bravo, bravo, è vero. Dall'isola col tesoro, va bene, questo è l'augurio che ci possiamo bene fare. Bruno, grazie di essere stato con noi, grazie ancora. Bravo, Bruno Marra, ciao ciao. Ciao, ciao ciao ciao, buona giornata e buon lavoro, ciao, ciao. Beh, è vero, dopo ne parliamo un attimo con questa cosa, vediamo come è possibile organizzare. Sì. Vabbè, noi abbiamo fatto già le dirette esterne, quindi qual è il problema? Ma assolutamente col nessuno. Telefonino, tu tranquilla, non c'è problema. Organizzerò. Con l'auricolare e con Bruno al limite, ma poi ci sono tanti altri colleghi a cui possiamo chiedere di intervenire. Va bene, va bene, faremo questo se ce lo faranno fare, speriamo che non ci creino problemi poi. Assolutamente, non ti preoccupare, organizzo lo so. I poteri di Delia sono immensi e quindi è inutile stare qui a parlarne. Passiamo un attimo giusto per un veramente velocissimo la parola alla regia e poi ritorniamo per continuare questo nostro appuntamento di Amore Azzurro. State ascoltando Amore Azzurro. Interviste, notizie e curiosità sulla nostra squadra del cuore con Lello Delgro e Delia Paciello. Amore Azzurro è offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13. E tu hai questo problema a questa età, voglio dire. E quando arriva la mia, che fai? Ti dimentichi come ti chiami? Alla tua età, insomma, passerà, ci vuole ancora un bel po' di tempo, però alla tua età capisco, insomma. Mi pare che ci vogliano un paio d'anni. Ma che? Per arrivare a 96 anni ce ne vuole ancora. Non mi fate dire cose cattive che non voglio. No, ma mi è piaciuta questa idea. Cerchiamo di svilupparla e di metterla in atto mercoledì, questo collegamento da Castelvolturno, se sarà possibile. Assolutamente sì, cioè il primo quarto d'ora immagino che se dovesse iniziare alle 11 l'allenamento vi manderò le immagini o cominciamo prima la diretta e poi continuiamo con i nostri ospiti. Le immagini magari me le puoi mandare e poi le mettiamo in onda e poi la diretta alle 12, perché comunque andremo in onda comunque alle 12. Beh, alle 12 saremo fuori dal campo a raccontarvi quello che è successo. Esattamente, vediamo adesso, vediamo un attimo, anche lui ci sarà a Castelvolturno. Peppe Mojito? Mauro Guerrera. Non lo so, invitiamolo. Mauro, ci sarai? Buongiorno Mauro Guerrera. Buongiorno a tutti. Ci sarò dove? Ci sarai dove? A Castelvolturno, mercoledì stiamo cercando di organizzare live, questa cosa è nata live mentre stavamo in diretta, visto che ci saranno probabilmente gli allenamenti, il solito quarto d'ora aperto alla stampa prima dell'Europa League e poi la conferenza stampa da Castelvolturno, a questo punto ho detto guarda Lello, io non ci sarò mercoledì in puntata, organizzati tu, ho detto no vabbè, facciamo il collegamento da Castelvolturno. Ci sarò allora, dai, vengo, sperando mi facciano entrare. Io non sono sempre tra gli invitati alle conferenze stampa, quindi spero di invito. Ma no, allora noi andiamo in onda prima della conferenza stampa, quindi la conferenza stampa è intorno alle 14. Da quanto non sono ancora orari ufficiali, però dovrebbe essere l'allenamento, dovrebbe iniziare alle 11, quindi il primo quarto d'ora aperto alla stampa, noi registreremo il primo quarto d'ora che manderemo all'inizio poi. Di qualche minuto, perché è un quarto d'ora mandarlo così, giusto? Vabbè, magari ci parliamo sopra e vi raccontiamo se c'è Mauro soprattutto, ci faremo aiutare. Non solo Mauro, c'è pure Bruno, quindi ci sarà da parlare. Bruno non credo verrà, però. Perché? No, in genere lui è impegnato. Vabbè, veniamo prima della partita di giovedì col Barcellona, c'è una partita molto più importante. Oltretutto questa partita noi siamo stati invitati a nozze. Tu credi che il Napoli parteciperà a questo pranzo di nozze? Però te la devo ripetere questa battuta che ha fatto prima il nostro, mi è piaciuta tanto, ha fatto prima il nostro Da Luca Monti, ha detto non dite a De Laurentiis di portare la busta. Di fare la busta. Che dici? Partecipiamo a questo banchetto di nozze? Allora, no, complimenti per la battuta Gianluca Monti. No, il Napoli deve partecipare a questo invito, assolutamente lo deve accettare, perché gli è stato servito su un bastone d'argento e quindi non può fare a meno di vincere questa gara, anche perché deve dimostrare che finalmente è pronto per vincere le cosiddette gare della svolta.
Allora, no, scusatemi, c'è Lucio Ciotola che saluto. Ciao Lucio, ciao. Mi diceva di fare attenzione, mi ha inviato questa notizia di qualche secondo fa. Mauro, non so se tu ci puoi anche tu, insomma, esatto, su questa notizia. È cambiato l'arbitro di Cagliari-Napoli, ha provveduto alla sostituzione di Mariani con il collega Sossa. Sì, ma è successo due giorni fa. Ah, vabbè. No, è una cosa di due giorni fa, okay, sicuramente, okay. Sicuramente Mauro... Diceva, attenzione, fai attenzione subito a una notizia. No, vabbè, no. Ok. È una notizia. Ora la sto leggendo live insieme a voi. Bravo. No, è di due giorni fa, non si sa per quale motivo. Comunque, meglio così, perché Mariani mi sta un po' sullo stomaco, detto tra di noi. Mauro, che ha fatto una bella statistica nei giorni scorsi, un po' di tempo fa, Mauro, hai ringraziato un po' tutti quegli arbitri che... E Mariani, insomma, farà sicuramente parte di quelli. Hai fatto un bel elenco, no? Ce ne stavano tanti, effettivamente, sì. No, beh, a parte l'arbitro, ha cambiato anche un assistente di linea, il quarto uomo, quindi hanno un po' modificato la sestina. Però, considerando un attimino le mie considerazioni sugli arbitri, io ho grande stima per Sozza, anche se il nome è un po' equivoco, però... Speriamo che non faccia lo sozzo. Lo trovo un arbitro veramente in gamba, forse più promettente delle nuove. È giovane, leve. Sì, è un giovane, bravo. È un giovane, è uno che già, insomma, nelle ultime gare che gli hanno dato in Serie A sono tutti big match, tra i quali anche Juventus-Napoli, insomma, la cui direzione non mi è sembrata particolarmente, diciamo, con errori gravi, e soprattutto non si è fatto condizionare dalla persona della Juventus, si fa condizionare dai colleghi più esperti in sala VAR con la Juventus in radio, questa volta ci sarà Valeri. Poi ci ha arbitrato anche Fiorentina-Napoli, quindi è stato bravissimo nella gestione del rigore assegnato a Napoli. È un arbitro promettente, quindi sinceramente sono contento di questa designazione. Speriamo che si conferma tale anche stasera. No, io dico, speriamo invece che non ci sia nessun argomento da VAR, perché Valeri è un altro di quelli che mi sta sulla bocca dello stomaco. E quindi non lo so, speriamo bene, però ripeto, Lello, che non si fa condizionare molto poco anche dagli arbitri più esperti, quindi questo è un pregio di Sozza, quindi ragion per cui ripeto, sono contento di questo cambio, speriamo solamente che non mi smentisca proprio stasera. Dammi allora, ripeto, in questo momento Lucio ci sta però dicendo che sì, ma è milanese. No, boh, ma lo vogliamo chiamare live a Lucio Ciotola? No, ma in questo ce la facciamo, momento... Lucio, ci rispondi. Non so se immagino ci stai ascoltando via radio. Io passo il numero al nostro regista, vediamo se riesce a raggiungerci. Che live, sia milanese, che sia milanese, non ce ne frega niente. Perché comunque come arbitro è un arbitro che si è fatto rispettare fino ad ora. Senti, Mauro, mi dai la formazione del Napoli di stasera? Beh, per stasera quanto filtra ci saranno grosse novità, perché Napoli potrebbe addirittura giocare con la difesa 3, con Rachmani, Ospina in porta, Rachmani, Koulibaly e Juan Jesus in difesa, un centrocampo a 4 con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni, quindi pronti anche a ripiegare sulla linea dei compagni di difesa in caso di necessità. E ci dovrebbero essere Demme e Zielinski al centrocampo, perché Fabio non è al meglio e giovedì c'è un'altra partita importante, quindi probabilmente all'inizio andrà in banchina. Due trequartisti, un asse Mertens alle spalle, probabilmente di Petagna, anche per dare modo a Osimhen di recuperare ancora meglio la condizione fisica in vista proprio di questa sfida con il Barcellona. E poi, come dice spesso Spalletti, per avere in panchina un eventuale crack per poter dare una svolta alla gara. Questo è vero, potrebbe essere sicuramente Io stavo parlando con Mauro, che lei mi fa leggere un messaggio di questo sgorbio che ho di fronte a me, che fa da tecnico. No, Mauro, io credo che sia importante quello che diceva Bruno Giordano, che ho letto poco fa con Gianluca Monti in diretta. Il Napoli, secondo Bruno Giordano, della realtà, ha le migliori seconde linee del campionato, quindi pur avendo delle assenze importanti, con le seconde linee che sono state responsabilizzate e messe allo stesso livello della prima squadra, il Napoli può tranquillamente affrontare il Cagliari, può affrontare il Cagliari e può affrontare anche altre squadre, che ha fatto già da un bel po' di tempo. Intanto Lello ci ha raggiunto, Lucio Ciotola. Buongiorno Lucio.
Lucio Ciocola, ciao Lucio, come stai? Ciao bello, cioè, come siamo tutti quanti noi, in attesa di questo lunedì serale azzurro, tutto azzurro. Tutto azzurro. Il cielo è un po' grigio. C'è anche Mauro Guerrera con noi, Lucio. Ciao Mauro! Grande Lucio, buonasera, Mauro. Buongiorno, buonasera. Buonanotte. Buon lunedì, ragazzi. Oramai sono calato talmente tanto nella... In Cagliari, Napoli, non mi riesco più manco a rendere conto che ore sono, quindi. No, ma poi tra l'altro il cielo è grigio, quindi effettivamente dove no, perché, è grigio fuori, noi quindi, siamo chiusi dentro, ma in attesa di diventare azzurrissimo. Ecco. Domani sarà tutto azzurro. Allora, per quanto mi riguarda la sostituzione, tu dici no, sì, vabbè, non c'entra niente. No, secondo me c'entra qualcosa, cioè non mi puoi mettere un arbitro milanese senza sapere se poi può essere o meno tifoso del Milan o l'Inter con una partita così importante in testa. Poi è vero, Lucio, ma sai che cosa? Allora, perché l'ho detto questo fa? Perché è successo due giorni fa, prima dei risultati. Ho capito, della... No, aspetta, ma prima dei risultati. Comunque l'arbitro deve essere Mariani. A me, ti dico la verità, Mariani forse è meglio Sozza che Mariani, sta proprio antipatico, ma proprio di brutto, è uno di quelli che credono di essere, così come tanti arbitri di questo, di quest'ultimo periodo. Assolutamente, però il discorso nasce, non è che noi vogliamo fare sempre i piagnoni, i lamentosi, c'era già una terna, c'era già tutto, hanno sostituito, hanno cambiato, ok, però guarda caso hanno rimasto Valeri e Rastordini a VAR. Questo VAR che a noi tanto ci dà fastidio. Infatti l'ho detto, che Valeri è un altro di quelli che mi sta un attimo sullo stomaco. Però, capito? Però come dicevi tu, non possiamo vivere sempre col sospetto che questi ci possono fare, perché altrimenti non ci dobbiamo. Non dobbiamo accettare, forse. Assolutamente, ragazzi, dobbiamo vivere la mentalità vincente. Esatto, quella esatto. A pelle di qualità, se vuoi tre pallonai, lungo fondo l'uomo, a destra, e quindi capito, il discorso deve essere questo. Senza paura, senza niente. Tra l'altro, dopo il pareggio del Milan e dopo la sconfitta dell'Inter di ieri sera, questo è un invito a nozze. Se non partecipiamo a questo invito a nozze, da pazzi. E questa cosa mi preoccupa, siccome siamo stati parecchie volte invitati a nozze, capito? Ho paura. Scordamoci un passato. Esatto, bravo. Quindi facciamo che sia una nuova partecipazione a nozze. Esatto. Quindi, mi dispiace per Mazzarri, ma vuol dire che i punti li farei in un'altra partita. Mi dispiace, come diceva Gianluca Monti, speriamo che non chiedano a De Laurentiis di portare la busta, perché altrimenti. No. Ma che hai a macchina, ma chi la porta vacante, Lucio? La porta vuota. Ma, no, ma chi da mai sulle porte un tostafane che è rimasto un matrimonio suo, una copia che era la porta all'acciaio. Infatti. Assolutamente. Poi volevo un attimo, per quanto riguardava il discorso dell'Inter, che diceva l'altro amico giornalista poco fa, che l'Inter è una delle squadre più forti, per l'amor di Dio, nessuno lo mette in dubbio. Perché il Napoli non la trattano mai come si deve, no? Anche adesso che hanno fatto la selezione dei migliori centrali, non l'hanno tenuto conto. Quella è vergognosa. L'Inter sarà forte, però non sta dimostrando che è più forte del Napoli. Ragazzi, io volevo porre l'attenzione su quella che non so se sia sfortuna, però a questo punto non me la sento neanche di dire sempre sfortuna, perché il Napoli ancora una volta ha perso altri giocatori fondamentali. Cioè, se voi guardate il centrocampo del Napoli oggi, c'era una scelta praticamente obbligata, perché si sono fatti male un po' tutti nell'ultima gara. E giochiamo fra due giorni, perché si torna in campo giovedì con il Barcellona, e abbiamo questa rosa di nuovo dimezzata, cioè ad ogni partita si fanno male tanti giocatori, fra scontri di campo e quelli possono capitare, gli infortuni in campo, ma soprattutto gli affaticamenti muscolari, problemi muscolari, e ne sono tanti. È venuto meno anche Insigne, insomma, la notizia è proprio di ieri. Ma che cosa succede a questo Napoli? Perché ecco, poi se parliamo della forza dell'Inter, a questo punto a me viene da dire, voglio vedere però l'Inter dove sarebbe se avesse avuto tutti questi infortuni, tutti questi giocatori vero, meno vero. Non penso che sarebbe lì oggi, quindi assolutamente. Ecco, perché il Napoli in questo momento è veramente solo sfortuna? Cioè, io è una cosa che non mi riesco a spiegare, perché abbiamo giocato per tanto tempo, abbiamo concorso per lo scudetto in passato con 11 giocatori, cioè 11 giocatori contati, non avevamo i sostituti. Oggi che abbiamo una rosa ampia, purtroppo non ce la riusciamo a godere, abbiamo due competizioni e pare che abbiamo sempre l'affanno perché non sappiamo chi schierare. Ma scusatemi, che succede? Mauro, secondo te?
Eh beh, questo è un bel quesito, anche perché uno dovrebbe un attimino essere presente agli allenamenti, a vedere un attimino il confronto che fanno. Mi piacerebbe tantissimo, guarda, assistere a un confronto tra lo staff medico, lo staff tecnico, durante la settimana, sulla preparazione e gli allenamenti, perché è lì che si potrebbe capire davvero tanto. Purtroppo dobbiamo andare, diciamo così, un poco a intuito, a ragionamento. Certo, negli anni passati, o forse perché i calciatori erano più giovani, o forse perché non c'è stata questa emergenza Covid che ha un po' compresso troppo i calendari, gli europei, eccetera. No, Mauro, eccetera. Però anche prima giocavamo con i turni settimanali. Idea, però è anche vero che gli altri anni c'erano comunque delle settimane dove era possibile recuperare, fare dei recuperi. Invece in questi ultimi due anni no, perché è sempre, quasi sempre giocato martedì, scusami, domenica, mercoledì o domenica, giovedì, a seconda della competizione. Quindi, cioè, vedi, ad esempio, oggi giochiamo oggi, giovedì, cioè, siamo di nuovo in campo, poi di nuovo domenica, cioè in meno di 7 giorni il Napoli fa 3 partite. Però Mauro, io ricordo che parlavamo anche qualche anno fa di questa situazione, nel senso che è capitato anche quando abbiamo concorso per lo scudetto in passato, che avevamo queste sfide ravvicinate e non avevamo cambi, quindi ci preoccupava particolarmente, perché almeno oggi però sì. Ricordiamoci, Delia, però ricordiamoci anche che Sarri nelle coppe europee, diciamo, allentava un attimino la presa, sicuramente, turnover, però giocavano, quindi... però molti top non giocavano tutte e due le partite, ecco, invece adesso sono costretti anche a farlo perché con il susseguirsi degli infortuni non può fare neanche turnover. Ecco, vedi, ad esempio, oggi giocano Demme e Zielinski perché Fabio certo, non è al massimo, contemporaneamente Lobotka e Anguissa sono fuori. Non sappiamo giovedì se saranno costretti a giocare un'altra volta Demme e Zielinski. Speriamo di recuperare qualcuno. Ragazzi, Mauro, secondo me dobbiamo uscire dalla nostra tradizione a Magagno Simbolo. Cioè? Scusa, canissimo, succede fratello. Lo so. È meglio ritornare forse al cavallino. No, ma quello che dice è anche giusto, però ripeto, purtroppo non siamo a conoscenza di quello che dell'informazione che si scambiano i due staff, perché effettivamente... prima non succedevano, quindi però ripeto, sono d'accordo con te, c'è qualcosa nella preparazione sicuramente, al di là di tutte le squadre giocano tutti i giorni, però sicuramente c'è un problema nella preparazione, sicuramente. Però vedi, andiamo intuito, perché ripeto, non riusciamo, non è facile a dare un giudizio se non ci sei dentro su queste cose qui, perché devi capire se è una questione di allenamenti di Spalletti oppure di come dire, prevenzione da parte dello staff sanitario. No, assolutamente, ma anche se fosse un tipo di allenamento di Spalletti, lo staff medico deve un attimo fermarlo e deve far capire che questo tipo di allenamento così non va bene per questi giocatori. Scusatemi se vi interrompo, il dottor De Nicola lo ha detto qui ai nostri microfoni, ma lo sta dicendo da un bel po' di tempo. Lo staff non è cambiato, quindi sugli infortuni lavorano così come avrebbe lavorato lui. Quello che lui faceva rispetto evidentemente a chi è adesso nel settore, nello staff sanitario del Napoli, era la prevenzione. Lui con non so qualche tipo di macchinari, ma riusciva a prevenire il malanno di un calciatore, che parliamo di malanni chiaramente muscolari di un calciatore, e quindi faceva dei lavori diciamo personalizzati a seconda del calciatore. Questo evidentemente non si sta più facendo, e da qui ecco tutti questi queste problematiche muscolari. Però Lello, perdonami, ma la domanda mi sarebbe piaciuta fare, mi piacerebbe fare un giorno al dottor De Nicola, che comunque è un'eccellenza della nostra regione, una di quelle persone delle quali andar fiero. Però la domanda è, considerando, come ho detto prima, gli ultimi due anni di Covid con il calendario compresso, certo, così tanto, riuscirebbe lo stesso a programmare una sorta di prevenzione degli infortuni, considerando che non c'hai quasi mai la settimana per poter, come dire, gestire un eventuale possibile infortunio di un calciatore? Ma guarda, perché che ripeto, il Covid questa settimana qua, qualunque può essere l'illuminare che sei, però in questa settimana come fai a gestire una prevenzione degli infortuni? Non dovresti far allenare i calciatori? No, aspetta, però devi ricordare che quando c'era Sarri abbiamo giocato comunque le due competizioni contemporaneamente, le 3 partite in settimana c'erano tale e quale, e il Napoli non aveva... Non sempre, Lello, non sempre, qui la differenza, non sempre.
perché prima ci stavano tra diverse settimane tipo durante le quali si poteva tranquillamente programmare una sorta di azione preventiva dell'infortunio. Non dimenticare che quest'anno hai tenuto pure l'europeo, il mondiale, l'africano, hai capito? Cioè hai avuto anche più partite con le nazionali. Questo che sto dicendo, cioè non si è mai visto che la nazionale ha fatto 3 partite, ad esempio, tre partite in 8 giorni. Non si è mai visto, invece quest'anno è successo, l'anno scorso è successo, quindi siccome i nostri fortunatamente sono talmente bravi di essere quasi tutti nazionali, cioè lo stress è continuo, che poi a questo aggiungiamo i trasferimenti da e per la sede delle partite delle nazionali, quindi veramente io penso che da così tanto tempo per fare... Ma ripeto, una cosa mi piacerebbe sentire da De Nicola, perché io parlo da profano, da osservatore esterno. Lo inviteremo prossimamente e gli faremo queste domande. Ma speriamo bene. Io nel frattempo, signori, vi devo lasciare perché ho un altro ospite, l'ultimo ospite che mi sta già aspettando. C'è da fare il nostro Lodelli. Lucio, ti ringrazio di averci fatto questa sorpresa. Speriamo di riaverti prossimamente. Grazie a Lucio Ciotola. Sempre. Ragazzi, intanto io con Lucio e con Mauro li ritrovo domani a Detta Gol con TV Luna, appunto, fra poco c'è in linea il direttore. E appunto, devo lasciarvi perché ho il direttore di TV Luna che è in Bombe, e quindi grazie a Lucio Ciotola e grazie a Mauro Guerrera. Ciao ragazzi, a domani. Grazie a voi, vado a mettere lo smoking per le nozze. Vai. Ma tu porta la busta, non fa una brutta figura. La busta mia non sarà la stessa di Laurenti. Ma è meglio, penso che secondo me è meglio la tua. Ciao di nuovo a tutti e due. Ciao. E allora chiudiamo questi collegamenti. Sì, effettivamente, se facciamo noi una busta facciamo più bella figura di De Laurenti. Perché poi portare i soldi e così è da caffoni. Quindi sai? Fai anche l'imitazione. Ma no, perché così, hai capito? È una caffonata. Ma chi... quindi noi siamo persone, insomma, noi siamo dei grandi caffoni perché mettiamo più i soldi nella busta. Lui no, dai signori non mettono i soldi. Non so che ci mettono, ma ci mettono qualcosa. Ce lo faremo poi dire un giorno. Chissà. Addio. Hai fatto qualcosa prima, non te ne sei nemmeno accorta. Ci siamo guardati e Peppe, hai fatto un sospiro stranissimo. Ho detto, oddio, che sta succedendo? No, mi è venuta un po' d'ansia. Ti viene l'ansia mentre stai facendo un programma in radio al sicuro? Ma, al pensiero di Napoli-Barcellona. Ma non si può. Ti prego. Dunque, nel frattempo che ci passano la linea con il nostro ospite, che pare che sia quasi pronto. Che è successo? Ha chiuso la porta. Voglio vedere se c'è ancora qualche... Allora, c'è. Salutiamo il direttore di TV Luna, Angelo Pompameo, buongiorno. Buongiorno, direttore. Eccoci qua, vi sento troppo entusiasti, buongiorno. Tu no, un po' di meno, sei un po' preoccupato. Perché ci dobbiamo preoccupare? No, è che sai, ci dobbiamo preoccupare. Il problema è che qua si devono preoccupare tutti, perché qua nelle prime 6 squadre di campionato non ha vinto nessuno questa settimana. Eh beh, saremo l'eccezione. Lo so, però insomma, questo dimostra che il campionato, Angelo, dalle mille sorprese. Angelo, c'è stato ieri e l'altro ieri un chiaro invito a partecipare al banchetto del campionato. Il Napoli già in passato, diciamo così, non si è presentato, questa volta dobbiamo assolutamente presentarci. Ci sei? Ci sono. Il Napoli è presente al banchetto. Il problema è che tra una portata e l'altra qualche piatto cade a terra. E stasera no. Stasera i camerieri saranno perfetti, non cade niente. Esatto. Speriamo. Nel giorno in cui i camerieri non ce ne sono tanti, perché anche oggi insomma abbiamo delle formazioni che non è ancora la formazione del Napoli ottimo, Napoli solito. Mm-hmm. In più c'è la curiosità di vedere a questo punto una coppia che non è mai partita dall'inizio, Mertens Petagna. Mm-hmm. E allora voglio dire, anche qui nella gara insomma delicata quale è quella di Cagliari, vedremo anche, non avremo Insigne, non avremo Politano e non avremo neanche Fabian Ruiz molto probabilmente. E io non lo so, voglio dire, sono veramente curioso. Però, infatti, ne parlavamo anche prima, Angelo, di tutte queste assenze del Napoli, affaticamenti muscolari. Beh, è un Napoli che quest'anno sta soffrendo, cioè per fortuna abbiamo una rosa ampia e dicevamo che sui 24 sicuramente il Napoli forse è quello
più ben fornito, però si soffre nonostante questo. Perché? Perché ecco, anche questi problemi muscolari che spuntano praticamente gara dopo gara. A me, insomma, questa cosa mi incuriosisce molto, perché vorrei capire che cosa c'è dietro. Nel senso, beh, come mai alle altre squadre un po' tutti giochiamo così spesso, no? Tutte le altre, anche l'Inter ha tante gare ravvicinate, anche il Napoli in passato le ha avute, però ora stiamo avendo difficoltà proprio con la gestione di questi affaticamenti. Il problema è che si gioca troppo, si gioca ogni tre giorni, se li porti dietro questi, però questi affaticamenti. Non è un problema solo del Napoli, nel senso anche l'Inter gioca le stesse perso, gare nostre. Pure il Milan ha pareggiato. Sì, quindi. Però voglio dire, noi dobbiamo contare meno giocatori. Cioè, voglio dire, l'Inter tutte queste assenze non le ha avute. Io però... Vai, Angelo. No, io dico solo che ci sono stagioni in cui non hai infortuni muscolari, è capitato anche al Napoli. E ci sono stagioni che va tutto male, dove uno che come cade si rompe. Prendi Lozano, per esempio, comunque sì. È caduto, si è fatto male in Italia, in Messico, dovunque. Lo stesso dicasi anche per qualche altro giocatore. Il problema è che si gioca troppo e che chiaramente i giocatori praticamente sono stressati da un gioco sempre più veloce, sempre più asfissiante, sempre più fisico, e alla lunga tutti soffrono. Ma al di là di questa sofferenza, io vedo anche un'altra cosa. Cioè, l'equipe medica del Napoli, per carità, nulla questo contro nessuno, però l'impressione che si correva anche 2-3 anni fa, 4 anni fa, no? Mm-hmm. E il Napoli non subiva tutto questo. Adesso parliamo del Napoli, non subiva tutte certo. queste problematiche. Allora vuol dire che c'era forse qualcosa che veniva fatto meglio? C'era forse una migliore programmazione dei tempi? C'era forse una migliore distribuzione di carichi di lavoro, c'era un allenamento differenziato per ogni atleta, non lo so, però so soltanto che tutte queste cose non avvenivano qualche anno fa. Adesso stanno avvenendo con troppa frequenza. Tempo fa fu spiegato un confronto di preparatori, insomma, si disse che bisognava fare un briefing e Spalletti avrebbe dovuto fare dei richiami personalizzati. Non lo so se poi sia stato fatto tutto questo lavoro, se è stato fatto non ha prodotto molto, perché si continua a fermarsi per dei problemi muscolari. Ora, mettiamoci pure le nazionali, di cui ci eravamo dimenticati, certo. Napoli che ha tutti i nazionali, e vediamo che questa è una situazione che sta penalizzando molto il Napoli, lo diciamo, ma non perché siamo dalla parte del Napoli, perché oggettivamente è così, non si riesce mai a tenere una rosa una settimana disponibile. Certo, senti, però c'è da dire che il nostro amico Bruno Giordano, che tu conosci molto bene, praticamente stamattina in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto che il Napoli ha le migliori seconde linee del per lottare per lo scudetto, quindi insomma forse sì, c'ha ragione. Il Napoli c'ha quei calciatori che entrano e fanno sì, che l'abbiamo sempre detto, i cinque cambi, no? Quante uh-huh. volte abbiamo parlato dei cinque cambi, certo. che non mutano l'equilibrio della squadra, né sotto l'aspetto tecnico, né sotto l'aspetto tattico, né sotto l'aspetto fisico. Riescono sempre a tenere un Napoli standard medio alto. È chiaro che mancando queste cinque riserve, questi cinque titolari, no? Uh-huh. Poi diventano 16 titolari, si comincia a soffrire. Adesso lo capiremo anche oggi, perché oggi è un Napoli che ha più o meno una formazione scontata, con pochi possibilità di cambi, no? Sì. Quindi vedremo che cosa succede. Ma di certo ha ragione Bruno Giordano, il Napoli ha una grande formazione. Io pensavo, tra me e me ieri, facevo un po' un'analisi, no? Dopo la partita dell'Inter, pensavo, ma vedi un po', questo Napoli che è lì, a un passo proprio da un campionato bellissimo, perché se Napoli dovesse vincere con il Cagliari oggi e se dovesse vincere l'Inter in recupero col Bologna, avremmo tre squadre al primo posto con lo stesso numero di punti, insomma una certo. cosa incredibile se tu ci pensi, e soprattutto tu pensi, dici vabbè, ma allora questo è veramente un bellissimo campionato. È un bel campionato perché il Sassuolo va a Milano e vince, l'Empoli viene a Napoli e vince, lo Spezia va a Torino e vince, viene a Napoli e vince, allora vedi che c'è una diversità di finalmente anche le piccole, vedi la Salernitana che ferma il Milan, mai me lo sarei aspettato, devo dire la verità, però vuol dire che ha ancora tutto da giocare. Vero, assolutamente vero. Assolutamente sì. Napoli che nonostante ecco, tutte queste difficoltà alla fine è ancora lì. Secondo me, ecco, riflettendo su questo, Angelo,
Io credo che ci siano dei grossi meriti del Napoli, perché come dicevamo l'Inter non ha fatto fronte a tutti questi problemi, a tutte queste assenze. Il Napoli quest'anno se l'è vista brutta e nonostante questo, come dicevi, è lì, ecco, se dovesse vincere addirittura momentaneamente scavalca. E, insomma, è un gran bel campionato e merito anche al Napoli, che nonostante tutto, insomma, sta facendo davvero bene. Facendo bene, ma soprattutto ha la consapevolezza di non sbagliare quasi mai gara. Io pensavo proprio stamattina, pensavo e facevo fatica a trovare una squadra che nel campionato italiano ha messo sotto il Napoli. Sì. Veramente, anche quando il Napoli ha perso le partite, ecco, vedi, adesso ha perso l'Inter, ma il Sassuolo ha fatto una grande partita. Bravo. Il Napoli ha perso con l'Empoli, ma l'Empoli non ha fatto una grande partita. Il Napoli ha perso con lo Spezia, ma lo Spezia non ha mai tirato in porta. Allora mi chiedevo, poi analizzando poi oggettivamente tutto, quale squadra ha messo sotto il Napoli? Sì, che dove puoi dire che il Napoli si è mostrato inferiore, sì, hai ragione. Esatto, facevo fatica a trovare, ma non ricordo a me una squadra. Forse ricordo, magari se ricordo qualche metà tempo, ecco, magari Milano, metà tempo a Milano quando vince 1-0, il secondo tempo fu un po' critico, non so, metà tempo, dove me lo devo ricordare questo metà tempo? Il Napoli non ha giocato per metà tempo, forse a Milano con l'Inter magari... E lì c'è stato un calo atletico, così come c'è stato anche col Barcellona, secondo me. Sì, però vedi, alla fine il Napoli è lì si gioca queste chance che ha. Io non so se il Napoli riuscirà, perché ragazzi qua ci sono quattro partite mostre, giusto, quattro partite mostre. Domani, oggi a Cagliari, poi giovedì col Barcellona, poi a Roma con la Lazio e poi il Milan in casa. E ragazzi, e qua è la svolta. Dopo queste partite sicuramente sapremo di che da che come viene fuori il Napoli da queste partite, capiamo se il Napoli può lottare per vincere il campionato, perché per me in Europa sempre si dice, a mio avviso dovrebbe andarci. Il problema è il campionato. Può il Napoli vincere il campionato? Dovremmo aspettare queste quattro partite, due settimane, e capiremo, perché adesso pensiamo a Cagliari, diciamo, ma poi c'è il Barcellona e qui c'è un bivio, cosa fare? No. E poi c'è la Roma, Lazio con la Roma, è un'altra gara complicata, abbiamo umiliati all'andata, ci vorranno distruggere al ritorno, certo. E poi abbiamo il Milan in casa. Beh, queste sono partite che decidono il campionato. E allora, giusto un'ultima battuta, voglio che me la fai sull'acquisto mostro che ha fatto una squadra del nord, sperando e credendo di cambiare completamente il suo campionato. Invece si è dimostrato che pure se hai comprato l'attaccante, quello che manca alla Juventus è l'autista, il pilota. È molto semplice, Nello. Ronaldo è un calciatore che se tu lo compri, al 1000 per 1000 un gol a partita te lo fa. Sì. In Serie A un gol a partita te lo fa, ti sblocca le partite, ti mette in vantaggio, poi giochi sul velluto. Vlahovic non è così. Vlahovic non fa un gol a partita, ma soprattutto non è Ronaldo. Assolutamente d'accordo. È un calciatore marcabile, mentre Ronaldo è difficilmente marcabile, perché è bravo di testa, è bravo di piede, è di destro, è di sinistro, e si libera e si dribbla e si affonda, Vlahovic lo puoi marcare. Ci sono calciatori che possono marcare questo Vlahovic. Vlahovic non è Cavani, Vlahovic non è Ronaldo, Vlahovic non è un giocatore che fa la differenza. Semplicemente è un buon calciatore. La differenza Vlahovic la potrebbe fare se avesse un allenatore in grado di dare un gioco alla squadra. Questa è la verità, signori. Io lo sto dicendo da un bel po' di tempo. Dovrebbe giocare tutti per lui. E Delia me ne è assolutamente testimone. Io, secondo me è Allegri che non riesce a mettere insieme un gioco. Quindi testimoni li abbiamo, manca solo la busta. Esatto, bravo. Angelo, grazie di essere stato con noi. Forza Napoli, grazie sempre. Grazie mille, Angelo Pompameo. Poi domani abbiamo tutte le trasmissioni qua di approfondire. Bravo. Domani è su vero, TV Luna. C'è Sentieri Azzurri che comincia alle 21, poi dopo segue degli attagoli. Prima c'è Lina tifosi. Con è vero, sera e prossima. Anche stasera, Angelo, no, la salti, no, perché sei in diretta.
C'è Lucio Pieri stasera, c'è Lucio. Va bene, grazie Angelo. Buon lavoro. Arrivederci. Ciao, grazie, ciao. Pompeo. Allora abbiamo l'obbligo di salutare alcuni dei nostri telespettatori sulla nostra diretta Facebook. Questo Nicola Russo Lillo, che non sapeva più che diavolo scrivere a proposito di Delia, che ha detto wow Delia. Ah, ciao Nicola. E poi dice anche poi, a Napoli Forza Napoli, facito l'uomo. E poi salutiamo Paola Morra Maradona. Un bacio Paola. Assolutamente. Poi Lucio Ciotola, che ha partecipato, è scomparso tutto. Che è successo? Fai sempre guai. No, ecco qua. Fai sempre guai. Lucio Ciotola, che ha partecipato direttamente. Mario Napolano. Il nostro sosia del presidente Alfredo Polito, che diceva invece no, ma non le vince, sarebbe la prima servono volta. Punti. Al Cagliari servono punti per salvarsi, è vero. No, comunque non è una partita semplice. A noi servono punti per vincere lo scudetto. Da mano, perché sennò fai i guai e cancelli i messaggi. È talmente sensibile, perciò Nicola Russolilla ancora Fabiano gioca, quindi è preoccupato comunque per questa gara. Ancora Lucio Ciotola, l'ultimo. Poi c'è Gigione Maresca, Delia facci un gol. Magari un abbraccio anche a te Gigione, andiamo avanti, farei volentieri gol anche con il Cagliari. Poi c'è un assolo di Gigione Maresca, andiamo più giù. è sempre lui che chiude con Vlahovic non è Mertens, appunto. Allora, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito sulle varie dirette, che insomma Facebook, radiofoniche, sulle applicazioni. Salutiamo Peppe Moitolibischi, il bello. Un bacio Peppe, il bello di Radio Amore. Il bello, giusto per dire, perché altrimenti questa non la finisce dai, più. Ma è tutto invidia la tua Lello. Un saluto a Delia Paciello. Un saluto a Lello Delgro. Io ricordo anche gli appuntamenti di Radio Amore qui con Amore Azzurro. Torna mercoledì alle 12, quindi probabilmente sperando una puntata speciale anche da Castelvolturno. E intanto io ricordo l'appuntamento con Delietta Gollo, perché torniamo in onda domani alle 22.30. Come vi dicevo, non perdete la programmazione. Programmazione su TV Luna, si parte dalle 19, poi proseguiamo alle 21 con Sentieri Azzurri e poi alle 22.30 Delietta Gollo. Sono in palio tanti premi, lo dico, si possono vincere i biglietti per lo stadio di Armando Maradona, non so se abbiamo quelli con il Barcellona, quelli con il Milan, domani vi aggiorneremo nel corso della puntata. E poi cambio olio gratuito e anche un assegno da 150 euro, mi piace da spendere sta cosa, per dei servizi in particolare. Quindi mi raccomando, partecipate anche ai giochi in questa puntata e niente, puntatone domani. Cambio olio. Va bene, cambiamo registro, chiudiamo la trasmissione, vi salutiamo ancora una volta e niente, forza Napoli per forza questa Napoli, sera. Forza Napoli ragazzi, incrociamo le dita. Via. Ciao. Avete ascoltato Amore Azzurro, il programma di Radio Amore che parla del Napoli e di tutte le vicende che ruotano intorno alla nostra squadra del cuore. In onda il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13. Il programma è stato offerto da Pasticceria Russo, via Epomeo 440, telefono 081 766 14 13.